ben ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Vi ricordo che potete telefonarci per intervenire in diretta con i numeri che vedete in sovraimpressione, fra poco eccoli qua, lo 0721 86 14 33, oppure mandare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Dunque aspettiamo le vostre segnalazioni. Sindaco, abbiamo dato la notizia questa sera all'interno del nostro telegiornale. Ogni qualvolta piove si allagano i sottopassi, come in questo caso del Lido e Torrette. Ecco, che cosa si può fare? Prenderete dei provvedimenti? Beh, quello è un problema, io mi ricordo, ero bambino e si poneva questo problema del Lido in modo particolare. Allora, noi abbiamo già un progetto, che in realtà è lì fermo da un po' di anni, per un importo di 800.000 euro che dovrebbe risolvere in modo definitivo il problema del sottopasso di Piazza Mendola. Il problema vero è che quelle risorse possiamo utilizzarle compatibilmente con il patto di stabilità. Ma come ho fatto lo scorso anno, sto già lavorando con i nostri rappresentanti per fare in modo che nella nuova legge di stabilità e degli spazi finanziari che liberano ogni anno il governo per i comuni possa rientrare questa tipologia di interventi. Se riusciamo a fare questo, effettivamente potremmo intervenire in tempi ragionevoli, quindi nel 2016. Se ciò non fosse possibile, dobbiamo riuscire a inserirlo tra le priorità tra le spese, rispettando il patto di stabilità, che è il nostro grande problema, il problema non solo del comune di Fano, ma di tutti i comuni d'Italia. Certo. Questa sera abbiamo una novità, nel senso che lei ci tiene a rispondere, sì, anche ai cittadini intervenuti, ovviamente in diretta, l'ultima volta che lei è stato qui nei nostri studi. Si è fatto proprio un elenco, sì, per poter rispondere con esattezza sugli interventi che andrete a fare, o perlomeno quelli possibili. Sì, anche per un rapporto serio con i telespettatori che chiamano, mi sembrava giusto ogni volta che ritorno, la volta successiva, di dare delle risposte a coloro che hanno telefonato nella puntata precedente. Adesso mi scuso se mi è sfuggito qualcosa, sono coadiuvato anche dai miei collaboratori che guardano da casa e si prendono appunti, come cerco di fare anch'io, certo, qua in trasmissione. Da che cosa cominciamo? Allora, cominciamo, vado in ordine così come ho preparato la scheda. Ovviamente tante telefonate riguardavano le buche nelle strade. Sì. Su questo volevo dare un'informazione, perché è giusto che i cittadini lo sappiano. Alcuni dati. Da gennaio le segnalazioni che noi abbiamo ricevuto, che riceviamo telefonicamente o via email, sono state 2.310. Però sono tantissime, sì, perché tanto sono sotto gli occhi di tutti. Ogni venerdì l'ufficio fa il piano degli interventi della settimana successiva, ovviamente tenendo conto la pericolosità, la gravità della situazione. Dobbiamo tenere presente che noi come ufficio abbiamo 3 persone che fanno questo lavoro e ci avvaliamo anche del supporto di 3 aziende esterne che intervengono attraverso anche un accordo quadro. E le 3 persone di solito fanno dalle 15 alle 20 strade a settimana, sì, però ecco, ci tengo a sottolineare che ogni giorno, nel periodo estivo, quando poi ci sono le condizioni di tempo che lo consentono, perché quello è un elemento che condiziona, si fanno circa 600 buche al giorno. Mm. Siamo arrivati con il bel tempo, le giornate lunghe, anche 2.000 buche in un giorno, le 3 aziende e i nostri 3 dipendenti interni. È chiaro che la situazione è grave, come ho avuto modo di spiegare l'altra volta, perché se negli anni non vi è stato un intervento di asfaltature, inevitabilmente il degrado delle strade è sempre maggiore. Ma venendo alle risposte delle domande poste, sì, dai cittadini la volta scorsa, allora, c'era una signora che era intervenuta sulla zona Palombara, la strada che porta al cimitero dell'Ulivo, e anche la strada di San Cesario. Allora, queste qui non erano ancora state fatte perché dovevamo definire l'accordo quadro che consente a queste ditte di intervenire. E questo accordo dovrebbe essere definito entro il lunedì 19 ottobre e subito dopo interverranno, perché queste strade sono state inserite tra le prioritarie per gli interventi. Per quanto riguarda Cucurano, via Tiglio Regolo, la chiusura delle buche è stata avvenuta il 1 ottobre, quindi già stata eseguita. Per quello che riguarda Centinarola, via Monfalcone,
Questa strada è stata asfaltata un anno fa, c'è stato un sopralluogo e non sono risultate rilevate presenze di buche particolari. Rosciano, le strade interne, da via Papini al ponte dell'autostrada, sono state sistemate a metà settembre. Via Barretti, ex deposito AMAF, quella zona lì, a via Cespi, sono state sistemate nella settimana del 10 settembre. Poi strada di Carignano, che spesso ogni puntata arriva una telefonata, lì sono state, alcune sistemazioni, livellata la strada, però come spiegavo l'altra volta non si può asfaltare finché non si vede come reagisce la terra, perché lì ha subito diverse frane. Fra l'altro devono essere eseguiti anche dei lavori del sottosuolo, di sottoservizi, anche questi bisogna attendere la reazione della frana, perché altrimenti si rischia di fare il lavoro e compromettere tutto. Quindi in questo caso chiediamo un attimo di pazienza. Esatto. Però ecco, sono intervenuti, dune più alte le hanno sistemate. Via Girolamo da Fano, quando piove si crea del ghiaino pericoloso. Allora qui abbiamo sensibilizzato ASET, che adesso attraverso Orciari Rincicotti fa la pulizia delle caditoie, e quindi l'abbiamo segnalata e interverranno penso a breve. Per quello che riguarda la segnalazione della pietra miliare alla rotatoria di Porta Maggiore dietro il casottino dei vigili, è in programmazione e potrebbe essere fatta anche la settimana corrente, questa settimana qua, ovviamente condizioni meteo permettendo, perché se piove ovviamente la cosa è rinviata. Per quello che riguarda la lapide su Porta Maggiore, il pino nell'aiuola sempre vicino. Allora, per quello che riguarda la sostituzione del pino, abbiamo già dato mandato all'ufficio che ha individuato la pianta da sistemare, e lì anche la scelta di pianta deve essere giusta, perché è una zona ombreggiata, quindi si lamentavano che cresceva non dritta, perché la pianta cerca luce, dove il sole non c'è, inevitabilmente si piega cercando il sole. E anche il fatto che lì c'è il cemento, c'è solo un piccolo quadrato di terra, ovviamente anche le radici, devono usare delle piante che abbiano le radici idonee per quello spazio. Per quello che riguarda la lapide, anche questo adesso stiamo attendendo l'incarico di una ditta che deve fare dei restauri, inizieranno a fare dei lavori all'interno delle finestre del Museo Civico, dove piove dentro, e anche in questi giorni purtroppo con la pioggia si è verificato questo fenomeno, e subito dopo interverranno nel restauro della lapide, per cui il lavoro non sarà immediato ma è programmato. Per quello che riguarda i marciapiedi di via Cappellini a Ponte Sasso e viale Primo Maggio, qui parliamo di interventi significativi, perché non sono interventi di poche risorse, per cui non saranno interventi che possono essere esauriti in tempi brevi, perché ovviamente parlavamo prima del problema degli allagamenti, ovviamente questi hanno delle priorità rispetto a interventi di questo tipo, poiché rientrano negli fondi investimento, quindi sono soggetti al tema, al problema del patto di stabilità. Per quello che riguarda i giardini pubblici, alcune mamme avevano chiamato per la sistemazione dei giochi. Esatto, allora lì abbiamo degli LSU, come dicevo l'altra volta, che direttamente riparano e sistemano i giochi rotti, ma in molti di questi c'è la necessità di fare interventi importanti e significativi. Adesso stiamo già lavorando sul nuovo bilancio di previsione, e la nostra intenzione è di mettere non tante risorse, ma almeno un po' di risorse da destinare a queste aree verdi, in modo tale che ogni anno possiamo sistemarne una o due in modo definitivo. Poi, zona bersaglio, zona del poligono di tiro, una signora l'ha chiamato giustamente perché dove c'è quel casottino abbandonato è cresciuta una vegetazione importante, ci sono animali. Allora posso dire che nel mese di ottobre dovremmo intervenire, perché rientra in quei lavori che facciamo per l'amianto, perché lì c'è una piccola cosa, quindi nessuno si deve preoccupare, però grazie a questo piccolo intervento sistemeremo e daremo una pulizia e una maggior dignità a quel luogo. Sono tante, perché tempestate sono state molte, lavoro il cimitero di Rosciano, anche qui qui parliamo dell'ampliamento del campo inumazione
e l'allargamento anche di nuovi loculi. Il progettista sta lavorando sul preliminare che verrà portato in giunta a breve e prevediamo gli interventi nel 2016 perché abbiamo quantificato, sempre per stare dentro il patto di stabilità, che nel 2016, inizio 2016, potremmo affidare già dal 2015, sì. Però verranno eseguiti fino al 2015, inizio 2016. Anche questa è una risposta importante. Richiamavano l'illuminazione dei passaggi pedonali, in modo particolare quelli più frequentati, come quello davanti alla caserma. Anche qui abbiamo destinato 6.800 euro, non potremmo farlo in tutti, ma in uno o due. Quindi verrà fatto. In un in modo particolare pensiamo a quello di fronte alla caserma. Sì. Poi c'era la richiesta di senso unico in via Dini per quello che riguarda la zona di Poderino. Allora, già i residenti penso lo sappiano, martedì 13 ottobre, quindi martedì prossimo, alle ore 18 presso la Sala della Concordia ci sarà una riunione con i cittadini dove parleremo degli interventi che andremo a fare. Noi vogliamo sempre concordare con gli interessati e quindi anche questo problema verrà risolto perché sta nel progetto di intervento di risistemazione della zona Poderino. Quindi chi è interessato può partecipare, sarà presente l'assessore Marchigiani con i tecnici dell'ufficio e quindi si parlerà della zona Poderino dove sono programmati degli interventi. Che beh, un'ottima occasione anche per un confronto, esatto. Anzi, e prendere anche ulteriori segnalazioni. In quindi ecco, io mi prendo questo impegno onestamente dicendo le cose che abbiamo fatto, che faremo e quelle dove le difficoltà rimangono, perché ripeto, io voglio sempre mantenere questo rapporto di franchezza e di onestà senza dirci le bugie, certo. Perché poi la gente apprezza più quando si dice la verità, anche se magari è scomoda qualche volta. Assolutamente. A proposito di strade, ci è arrivato un messaggio sulla strada di mezzo di Rosciano, anche quella molto rovinata. Sento che squilla molto il telefono nei nostri uffici, sentiamo subito chi è in linea. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Sindaco. Sì. Sono Sabatinelli. Sì. Dalla cava di Carrara. Sì. Vorrei sapere a che punto siete con la bonifica di quella zona, sì. Per la prima domanda. La seconda vorrei sapere come si può far prevenire quel disastro che ha provocato l'incendio con tanti danni e molta paura perché si avvicinava alle nostre case. È possibile che 30 ettari di terreno incolto e da oltre 10 anni lasciato tra i roghi sterpaglie, noi abbiamo stare in pensiero per il fuoco? Grazie, rispondo. Sì. Ringrazio signore, sì, ricordo anche ai nostri telespettatori, sì. Che è un incendio divampato il 17 ottobre scorso, anche in quell'occasione eravamo andati a sentire i residenti, gli abitanti che hanno rischiato davvero tanto in quel caso, però per fortuna non ci sono stati danni rilevanti, ma soltanto a un po' di terreno. Ecco, cosa si può fare? Sì, noi ci stiamo lavorando, abbiamo già avuto incontri con la proprietà, perché stiamo concertando lo sgombro della parte in superficie per bonificarla, cosa che non verrà fatto per quelli interrati perché i tecnici ci dicono che sarebbe pericoloso andare a rimuovere la parte che ormai è sistemata, rischieremo di creare una situazione di maggior pericolosità, sì. Mentre per quello che riguarda la parte in superficie lì ci sono due processi, o lo facciamo direttamente noi poi ci rivaliamo della proprietà, ma con la proprietà stiamo ragionando perché sono anche persone responsabili per concertare lo sgombro e la bonifica definitiva di quell'area che a me sta molto a cuore, che conosco molto, molto bene, essendo una materia delicata anche il rapporto, cerchiamo di concertare le operazioni perché se andiamo a creare poi dei contenziosi rischiamo di compromettere tutto il percorso e poi allungare ulteriormente i tempi. Certo. Allora, proseguiamo con le segnalazioni. Sì. Ce ne ho qua una diversa dal solito, perché sì. Si parla di rotatorie. Si pensa di creare del rotatore fiorito, mettere qualche fiore così che possa tornare al vecchio splendore perché sembrano un po' morte. Sì, ha perfettamente ragione. E non solo ne abbiamo ragionato, come dicevo l'altra volta abbiamo fatto anche dei gruppi di lavoro per il decoro, per gli ingressi della città, stiamo mettendo mano ai regolamenti proprio per
prevedere la possibilità di sistemare queste rotatorie, perché poi sono il biglietto da visita molto spesso della nostra città. A me capita quando vado in altre città e vedo queste belle rotatorie, effettivamente danno una buona impressione, quindi stiamo ragionando in questi termini. Parliamo sempre di buche, l'acquisto dell'asfaltatrice è previsto per la fine dell'anno? Allora, anche questo è un acquisto che noi vogliamo fare, perché è un modo per dare una risposta vera e non rincorrere sempre le emergenze delle buche. Anche questo sta nel piano degli investimenti che facciamo e andrà nella spesa del 2016, e quindi pensiamo di poterla acquistare, perché questo è un investimento che rientra nel problema del patto di stabilità, quindi inizio 2016. Certo. Abbiamo qualcuno al telefono? Sì. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Posso parlare? Assolutamente. Sì, sì, sì. Prego. Grazie, buonasera. Signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Sono Andy Luigi, sono un portatore di handicap. Allora, che succede questo? Che quando io normalmente, se il tempo è buono, ho il mio mobility, quindi sono le mie gambe che mi portano dappertutto. Se il tempo è brutto, devo utilizzare uno dei figli con la macchina che con la carrozzina mi porta dove devo andare. Allora voglio dire questo, tra la strada via Pisacane e via Vittorio Veneto, quando sono che posso andare col mio mobility, c'è quella siepe che è talmente sporgente che è difficoltoso. So che è di un privato, il comune non c'entra, però io non so neanche che sia privato, però io non posso andare dal privato a dire da tagliare la siepe. Sì. Ma in via Pisacane e via Vittorio Veneto dove esattamente? Ah, proprio nell'incrocio. Via Vittorio Veneto, lì all'angolo, dove ci sono i carabinieri praticamente. Sì, all'incrocio. Sì, assolutamente. Sì, un'altra cosa, anche dove c'erano gli ex carri del carnevale, che c'è l'edicola, c'è una siepe che spesso e volentieri occupa il posto e ho difficoltà a passare col mio mobility. Inoltre, quando vado su in città, di fianco alla palestra Venturini c'è un passaggio pedonale che io col mobility non lo posso utilizzare, perché è molto stretto quello lì, non so se ha presente. Sì, sì, come no. A fianco alla Venturini che porta verso la chiesa di San Patrignano. In più c'è un altro fatto. Ultimamente io sono dovuto andare a fare una visita all'Arcadia, a presente dove è l'Arcadia, dove c'era una volta il consorzio. Allora, ho portato su mio figlio con la macchina, sono sceso e sono salito sulla carrozzina. Ho dovuto fare la gincana per poter riuscire a entrare e andare all'Arcadia, perché quella strada lì, quel piazzale, è un disastro. Sì, è ho un notizia disastro. Anche su questo. Proprio, ho dovuto fare la gincana. La ringraziamo, sentiamo che cosa ci risponde il sindaco. Allora, vado a memoria, se poi dimentico qualcosa mi aiutate. Sì, è partito dall'incrocio tra via Pisacane e via Vittorio. Adesso verifico, penso che non sia pubblico, sia privato, però ecco, se c'è un elemento di pericolosità noi possiamo intervenire chiedendo al proprietario di abbassare la siepe. Con una sollecitazione. Quindi adesso io mi prendo l'appunto, poi magari la prossima volta darò una risposta. Quindi penso si possa effettivamente intervenire. Poi la palestra Venturini. La palestra Venturini, ecco, effettivamente non mi ero posto il problema della larghezza, adesso cerchiamo di capire, di verificare cosa si può fare. Lì era stato fatto per mettere in sicurezza i pedoni, giustamente, però effettivamente bisogna dare la possibilità anche a chi ha dei disagi, ha un mobility, di poter accedere. Quindi adesso lo verifico con l'ufficio. Per quello che riguarda la zona e il parcheggio dell'Arcadia, proprio ieri martedì, mi sono incontrato insieme all'assessore alla viabilità con Aset Holding, perché abbiamo un piano che presenteremo in giunta e presenteremo anche agli organi di informazione, e prevediamo di sistemarla. E con altri interventi metteremo in sicurezza alcuni percorsi ciclabili. Adesso non anticipo nulla, perché è un progetto articolato che prevede la realizzazione di una pista ciclabile, in sicurezza la zona dietro la scuola Corridoni, la sistemazione di questo parcheggio, insomma cose che vorremmo fare entro la primavera dell'anno prossimo. Quindi ecco, ci stiamo lavorando, e questo torna utile anche al problema che poneva il telespettatore. Invece sia la stampa che i cittadini quando annuncerà il nome del settimo assessore? Ma questo è, io ripeto,
cerco di guardare gli aspetti concreti. È chiaro che una persona in più è sempre comoda, ma io ho sempre detto che un'azione a del genere... A costo zero, questo l'ho esatto, sempre ecco, perché non voglio che si strumentalizzi certo. questa cosa, e poi in un momento come questo bisogna partire e dare il buon esempio, e la politica deve dare il buon esempio. L'abbiamo dato noi, lo spiegavo l'altra volta, facendo dei gesti concreti e non chiacchiere, per cui quando ci sono le condizioni e quegli elementi che io ho richiesto, lo farò. Però voglio dire, non è una cosa che andrà per le lunghe. Assolutamente. Continuiamo con le segnalazioni. C'è qualcuno che controlla i trasporti pubblici? Le corse degli studenti sono sovraffollate, oltre al disagio di percorrere lunghi tratti urbani ed extraurbani in piedi sugli autobus e rincorrere le coincidenze. I nostri ragazzi viaggiano sicuri, tra l'altro, conclude la nostra telespettatrice, non è raro che alcuni autobus rimangano fermi in panne, e si riferisce al tratto Falcinito-Fano. Ecco, questa sì. segnalazione ci è arrivata anche da altri genitori, sì. Degli autobus. Allora, intanto spieghiamo, ci sono due trasporti pubblici per quello che riguarda gli studenti. Gli scuolabus, sì. che riguardano i bambini delle scuole elementari, sono sotto il nostro diretto controllo, e io onestamente su questo non ho mai avuto segnalazioni. Anzi, in questo caso si parla di ringrazio di anche gli autisti che hanno una sensibilità e fanno il loro lavoro in modo egregio. Per quello che riguarda invece le TPL, quindi parliamo del trasporto che si rivolge ai ragazzi delle medie e delle superiori e anche ai cittadini, perché è un trasporto per tutti. Lì il problema non è che noi abbiamo una facoltà di intervenire, però qui si tratta di verificare e di controllare, magari parlando anche con gli autisti faremo delle verifiche, però è un trasporto pubblico, non è che possiamo impedire a persone di salire. Certo. Su questo voglio anche dire che vi è stato l'appalto per affidare il trasporto pubblico degli scuolabus, che è stato adesso procrastinato fino al 31-12 con AMI, è un bando che non ha fatto il comune, ma lo ha fatto la provincia per una decina di comuni, tra cui quello di Fano. Ok. Ecco, sì. Volevo anche dire che sì. noi... Per quello che riguarda gli scuolabus abbiamo garantito tutti i servizi, andando incontro anche alle esigenze delle zone periferiche, dove c'erano anche esigenze particolari, abbiamo garantito tutti i servizi. Prima di sentire chi c'è al telefono, le segnalo un tombino otturato in via Sant'Eusebio, nell'intersezione tra via Bellandra e via Giangolini. So che ci sono anche le sue segretarie funzionari, sì. insomma tutti pronti a prendere appunti e segnalazioni. Pronto? Non lo sento io al telefono. Sì, buonasera. Buonasera. Pronto? Pronto? Eccoci, salve. Buonasera. Prego, dica pure. Senta, signor Sindaco, sì. buonasera. Buonasera. Due cose, una così un po' da ridere, ma non troppo, e un'altra invece un po' più seria. L'oggetto è i passeggi, sì. sia dal lato monte che dal lato mare. Esiste un cartello che in base ad una ordinanza del 1992, così recita: è fatto divieto l'accesso ai cani anche se al guinzaglio. Guardando dal lato mare, nei pressi della porta d'ingresso, dai passeggi, c'è tuttavia di fronte a questo cartello qui dell'ordinanza un altro cartello che esorta i proprietari di tali quadrupedi a raccogliere gli eventuali escrementi. Non le sembra una contraddizione? Grazie sì. per la segnalazione. Sì, effettivamente noi, grazie, sì, adesso glielo scrivo anche perché non so se è lo stesso signore che ce l'ha segnalato anche la nostra redazione. Ci sono, se non sbaglio, 5 ingressi. Quello a cui si riferisce è quello adiacente più o meno al Ponte Storto, sì. dove effettivamente, a differenza degli altri ingressi, c'è scritto di raccogliere escrementi e quant'altro, quando in realtà non potrebbero entrare i cani nei passeggi. Adesso questa la verifico subito, onestamente mi sfuggiva. Però ecco, visto che parliamo di passeggi, vorrei dare un'altra informazione. Sì. Perché alcuni cittadini mi hanno segnalato l'esigenza di un maggior controllo. Noi nel periodo estivo avevamo interrotto la chiusura del cancello, perché onestamente avremmo dovuto chiuderlo troppo presto, e con il periodo estivo, con le biciclette si passa, diventava un impedimento che non ci sembrava giusto. Adesso stiamo facendo un accordo con una società di vigilanza che ci fa dei controlli agli edifici dell'amministrazione comunale, dove inseriremo anche il controllo apertura e chiusura
dei cancelli nei passeggi, onde evitare che la notte possano andare persone, perché noi sappiamo che nel pieno notte, quando non ci sono controlli, poi si fanno anche attività poco lecite e questo non garantisce la tranquillità e la serenità delle persone che vivono lì vicino. Ok, buonasera, vorrei chiedere al sindaco se è il caso di eliminare qualche passaggio pedonale in via Roma tra la rotatoria del ponte vicino ai passeggi e quella vicino alla chiesa di San Cristoforo. Il nostro telespettatore dice che più o meno ce n'è una ogni 100 metri e che questo crea anche dei rallentamenti al traffico. Questo è vero, però è anche un'opportunità che diamo alle persone di attraversare la strada, perché lì non è solo un tema dei residenti, ma è anche un tema, diciamo, delle attività commerciali. Per cui mettere un passaggio pedonale, una attraversamento pedonale soltanto sarebbe limitativo. Lì mi sembra ce ne siano tre, se non sbaglio. Sì. Però ecco, è un servizio a favore del cittadino e anche una messa in sicurezza. Sarebbe pericoloso lasciarne soltanto uno, poi si rischierebbe che la gente attraversa la dove strada e poi magari succedono anche degli incidenti. Certo. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buonasera, signor sindaco, sono Stefano da Fano. Buonasera. Le volevo chiedere due cose, fare due domande. Visto che proprio in queste ore, questi giorni, si sta parlando di riqualificare la zona ex zuccherificio, sì, è stata presa in considerazione anche di creare una casa di riposo per anziani, visto che a Fano sono talmente poche queste case, bisogna fare una fila e trafila non indifferente. Si prende in considerazione anche di creare una struttura per questi anziani e, perché no, anche di creare, diciamo, un centro diurno per anziani, tipo asilo per i nonni, in modo che anche i familiari che lavorano possono tenere i loro genitori o parenti anziani in queste strutture. E l'altra domanda che le volevo porre, è vero sì che riguarda sempre le strade, lei ha detto che l'asfaltatura in via Monfalcone è stata fatta l'anno scorso, se ricordo bene, per il Giro d'Italia, però la via Trasversali e in particolar modo la via San Martino ha supportato tutto il traffico per la realizzazione del ponte di Centinaiolo di via Brigata Bassina quasi un anno, più tutto il traffico dell'allargamento della terza corsia dell'autostrada. Quindi lei può capire autobus, macchine, traffico, camion con terra, chi ne ha più ne metta, la strada di via San Martino è diventata tutta una buca, anche perché lì c'è un asilo. Io ho fatto molte volte la richiesta al vostro ufficio tecnico con il geometra Palazzi, mi sembra che si chiami, è stato sempre cortese a mandarmi ogni settimana a chiudere le buche, però questa strada è una strada martoriata. Chiederei se potete fare un sopralluogo e venire a vedere come è messa questa strada, che ripeto, c'è anche un asilo, è anche pericoloso per le mamme, per i bambini. Grazie per la segnalazione. Partiamo dall'ex zuccherificio, sindaco, perché proprio questa mattina è stato presentato Paolini questo progetto. Esatto. Sì, non è che è un progetto, perché non dimentichiamo una proposta, che quella è un'area privata, certo. È un'area privata, quindi sono i privati che devono fare investimenti. L'amministrazione dà un indirizzo, una pianificazione di quell'area. Che condividerete tra l'altro anche con i cittadini, esatto, non solo quindi con i soggetti. Quindi l'assessore Paolini ha presentato una delibera che porteremo in consiglio comunale, che prevede un percorso per individuare una progettualità al plurale che possa essere economicamente sostenibile, in modo tale che poi queste attività possono partire. È chiaro che c'è il tema della terza età, che richiede esigenze, e quella è un'area che potrebbe anche ospitare strutture di quel tipo, però devono essere accompagnate anche da una volontà di investimenti privati. Devo dire che c'è un interesse, ho già incontrato come sindaco alcuni privati che stanno guardando a Fano come realtà importante ed interessante per investimenti di questo tipo. Bene. Per quello che riguarda le strade posso dire al signore che il tema non è solo San Martino. Noi abbiamo la fotografia ben chiara di tutte le strade della nostra città. Adesso a breve i nostri progettisti faranno un progetto di asfaltature per circa 1 milione, dove metteremo le priorità a quelle strade che dal nostro punto di vista necessitano più di altre, sulla quale vorremmo intervenire, come dicevo, nella prossima primavera estate. Chiedono di ripristinare le strisce pedonali o anche DOS in via Galilei a Sant'Urso. Sì. E poi vorrei conoscere la destinazione dell'ex distributore Agi, perché tra l'altro è diventato un parcheggio. Sì,
Allora, intanto una buona notizia perché entro la fine dell'anno Agip deve smantellare e bonificare quell'area, perché lì ancora ci sono i distributori, quindi va bonificata e la nostra intenzione è quella di ricavarne parte dei parcheggi, perché ovviamente c'è una necessità per consentire poi di andare a piedi nel centro, all'interno del centro, e vorremmo anche creare, recuperare, riqualificare una parte, pensando anche a una parte di verde che faccia in qualche modo il contrasto fra il parcheggio e la scuola corridori. Poi siamo aperti ad un ragionamento anche che vorremmo fare anche con i cittadini. Ultima domanda e poi andiamo in pubblicità. Sì. Perché gli orti di quartiere ci sono solo a Bellocchi? Non si potrebbe estendere questa bella iniziativa in tutti i quartieri cittadini? Sì, è una bella idea, ci piacerebbe. Quello è partito come un primo progetto dove si sono colti anche alcuni fondi regionali. Ovviamente le iniziative partono anche con il contributo e la disponibilità di associazioni che poi vogliono gestire queste aree. Per esempio proprio ieri ho incontrato altri cittadini che mi hanno lanciato una proposta in un'altra area, di una piccola parte per alcuni orti di quartiere, quindi è una buona idea che ci piacerebbe estendere, però compatibilmente con gli spazi disponibili e con la disponibilità di associazioni che possono poi accompagnare questo percorso. E con questo ci fermiamo per un istante, a fra poco. E ben ritrovati in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri. Dunque, una piccola segnalazione intanto. Sulla strada che da Rosciano porta a Montegiove sono circa 2 anni che non viene eseguito lo sfalcio dell'erba, la carreggiata si è ristretta molto. Quindi prendiamo anche questo in considerazione. Quando si trasferirà la scuola dell'infanzia di Ponte Sasso, visto che a Torrette ancora non sono iniziati i lavori? Beh, sulle scuole c'è tanto da dire, sindaco. Sì, beh, lì quando finiranno i lavori, lì abbiamo investito 150.000 euro e i lavori sono partiti. E sulle scuole, ecco, è un argomento che mi piace trattare perché onestamente abbiamo ottenuto grandi risultati. E abbiamo fatto gli interventi, alcuni ne stiamo facendo in alcune scuole medie dove abbiamo portato l'ascensore, adesso faremo dei lavori in parte già fatti anche alla scuola Nuti, ma soprattutto con grande soddisfazione, l'abbiamo annunciato anche ieri in una conferenza stampa insieme alla provincia, perché il lavoro vero che noi dobbiamo fare non è solo quello come amministrazione comunale, ma è quello che ho sempre sostenuto e devo dire lo stiamo dimostrando con i fatti dai primi di settembre. Ogni settimana comunichiamo opere, interventi e penso che una mole di lavori in questa città in un arco di tempo, da quando ci siamo insediati ad oggi, che sono 12 mesi, penso è difficile ritrovarli nella storia amministrativa della città. Lo dico con orgoglio perché sto ritrovando riscontro anche dalle tante persone che incontro che mi dicono però dobbiamo, alcuni mi devo ricredere, perché hanno apprezzato questo mio modo di fare, che non è stato quello degli annunci. Io per alcuni mesi ho lavorato in silenzio, magari dando la sensazione di non fare nulla, ma in realtà abbiamo impostato un lavoro fatto di relazioni con altri enti e un'impostazione di lavoro anche con i nostri progettisti, con i nostri uffici, che devo ringraziare, perché se noi andiamo a esaminare il numero di progetti e di lavori eseguiti e di lavori che si eseguiranno in questo anno, non hanno anche questo precedenti. E allora con grande soddisfazione dico anche che con la provincia abbiamo fatto un lavoro importante e in questa città si stanno investendo circa 3 milioni di euro di interventi nel Torelli, al Battisti, con qui sull'efficientamento energetico, raccogliendo fondi ministeriali, e devo ringraziare il Presidente Tagliolini che ha ascoltato il nostro invito di dirottare quelle risorse sulla nostra città. Poi un altro lavoro programmato per il prossimo anno è la sistemazione definitiva della parte di Palazzo Nolfi non utilizzata, che ci consentirà di trasferire l'Apolloni in quella struttura, adeguandola, quindi rendendola moderna, anche perché l'attuale struttura dell'Apolloni, oltre ad avere dei costi di gestione molto alti, ma ha delle criticità elevate che sono state segnalate in più occasioni. A quel punto, quindi, potremo spostare l'Apolloni e tornare in proprietà, in disponibilità di quella struttura, che è una struttura straordinaria, molto bella, che potremo destinare per altri servizi, ma soprattutto a disposizione della città. Ecco, siccome ci arrivano molti messaggi anche per la pista ciclabile Trave Fenile, ricordiamo che anche questa opera... Sì, abbiamo fatto un sopralluogo con il responsabile della provincia, perché io lo ripeto,
in continuazione. I lavori sono fatti in economia attraverso il personale interno dell'amministrazione provinciale che ci consente di fare delle economie. Si è fatto un cronoprogramma che entro la fine dell'anno vede la definizione di tutto il lavoro, tranne l'asfaltatura che verrà fatta a primavera. Però ecco, anche su questo ricordo che lì poi un problema rimane. Non è che facciamo finta che non c'è e ne siamo a conoscenza, c'è un problema di una parte dove non possiamo intervenire perché c'è un contenzioso tra Stato Strade e un privato, per cui adesso dovremmo studiare, fra l'altro dovrò incontrare presto anche i responsabili di Stato Autostrade per quello che riguarda le opere compensative. Anche su questo stiamo facendo passi in avanti e spero presto di poter dare delle buone notizie che riguarderanno la città. La provincia, ricordiamo, destinerà anche altri 64.000 euro per sistemare il problema che ha l'Arzilla, il torrente. 85.000 euro. 85.000 euro per interventi sull'Arzilla. Ok, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. 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 Prego. Io volevo faccio presente che lì il cimitero di Sant'Andrea di fuori è tutto incustodito e mi cade il bianco spino tutto sopra il mio podere. Io è due giorni, anche stasera dopo sono stato sempre lì a lavorare e a tagliare quella robaccia lì che di fuori. Dentro, dalla parte dentro c'è una strada e neanche viene pulita, ci sono tutti i rovi. Io onestamente, come si fa? Devono darci una guardatina ogni tanto, il custode lì c'è nessuno, cioè non lo so. Grazie per la segnalazione. Sì, adesso la verifichiamo, me lo prendo come appunto. Ok, vorrei leggerle questa segnalazione. Il centro storico sta diventando un Vespasiano, ogni angolo più o meno nascosto mostra tracce inequivocabili. Caro sindaco, negli ultimi anni nessuna amministrazione ha affrontato il problema dei bagni pubblici. Sì. Spero che questa tendenza cambi con la sua amministrazione. Beh, io l'ho già inserito nel piano triennale degli investimenti, delle risorse per un Vespasiano pubblico, perché è un fatto anche di civiltà. Una città come la nostra, poi ripeto anche una città turistica nel periodo estivo, non può non avere dei bagni pubblici. Però va anche altrettanto detto che quando si fanno bisogna farli bene, perché altrimenti poi non vengono usufruiti e questo richiede delle risorse. Poi se li realizziamo in centro storico devono avere anche una struttura architettonica adeguata al centro storico. Per cui sta nel nostro programma, però ripeto, le risorse le abbiamo. Le abbiamo destinate nel piano degli investimenti e anche questi impattano con il patto di stabilità. Prima di sentire chi c'è al telefono, da qua le ciclabili in via Roma sono spesso usate come parcheggi per le auto, i vigili non possono far rispettare la legge? Sì, devono fare. Cioè chi si lamenta? Sì, beh, come tanto è sempre così, però effettivamente non si può parcheggiare sulle piste ciclabili perché è pericoloso per le biciclette, per i ciclisti, quindi i controlli però li fanno. Perfetto. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor sindaco. Sono Baioni Enzo e chiamo da San Lazzaro. Sì. Io abito davanti alle scuole elementari e commerciali. Sì. C'è lo stradino che collega il centro commerciale all'istituto tecnico e alle elementari. Il primo pezzo è in buono stato, il secondo pezzo è stato fatto successivamente e si sta sgretolando tutto e ci sono dei ferri che stanno emergenti, insomma. C'è stato portato un po' di ghiaino, ma non hanno risolto il problema. Adesso se è il caso di riportare un po' di ghiaino, ma probabilmente bisogna prendere in considerazione di rifare il secondo pezzo, quello che dalle commerciali conduce alle elementari. Non so se è presente la zona. Sì, come no. Penso di essere stato chiaro. Grazie. Chiarissimo, guardi. Allora intanto va messo in sicurezza e quindi adesso farò fare subito un sopralluogo perché se magari portare un po' di ghiaia rende adesso accessibile il passaggio. Poi verifichiamo insomma se si tratta di un intervento più consistente, anche quello va programmato e non potrà essere fatto onestamente in tempi brevissimi. Dunque, nell'incrocio via Palazzi e via Negusanti, anche oggi un altro incidente, è noto che lì quando non funziona il semaforo la viabilità è in caos. Dunque, in questo caso dicono appunto i vigili sono occupati a fare multe quando in realtà bisognerebbe sistemare questo problema del semaforo.
Invece per quanto riguarda la prima strada di Bellocchi, i cittadini tornano fortemente a chiedere il senso unico. Sì, anche su questo l'ufficio ci sta lavorando, penso abbia già, non senza penso, già un piano, ci sono già stati degli incontri con alcuni cittadini di Bellocchi, come stiamo facendo con Poderino, lo faremo anche con Bellocchi. Io ho già detto la volta scorsa che non possiamo fare le cose contemporaneamente in tutta la città, certo. Affrontiamo un quartiere alla volta, però Bellocchi sarà subito dopo. Perfetto. Quando verrà messo un volontario della protezione civile per regolare di fronte all'asilo Quadrifoglio, sono anni che la mattina su Via del Ponte sfrecciano auto. Beh, adesso il piano dei volontari della protezione civile è già stato attuato, adesso verifico se c'è la possibilità di averne un altro, fra l'altro colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari della protezione civile per il lavoro e per la disponibilità che hanno. Svolgono un servizio importante, lo fanno con grande professionalità e umanità, perché poi va detto, certo, che questo è l'aspetto anche importante. Quindi come sindaco in questa occasione voglio ringraziarli veramente di cuore. E poi diciamolo tutto, sono sempre presenti e pronti quando ci sono le calamità, c'è bisogno di loro, sono sempre molto vicini. Quindi vanno ringraziati perché sono volontari, non dimentichiamolo. I cittadini chiedono anche una pensilina in via Flaminia, a Rosciano, all'altezza di via Carlo Gualtieruzzi, dalla parte del campo. E poi invece, per quanto riguarda gli interquartieri, chiedono? Allora, per quanto riguarda gli interquartieri, stiamo facendo dei passi in avanti, i lavori stanno proseguendo. Adesso dovrei avere un incontro con la ditta che ho sentito la settimana scorsa, perché mi hanno garantito che entro la fine dell'anno mi finivano determinati lavori, dovrebbero anche iniziare ad asfaltare. Però ecco, non voglio fare annunci che poi non vengono rispettati, quindi mi sono preso l'impegno di rifare una verifica con loro, poi magari possiamo fare, quindi lancio anche la proposta a Faro TV, andiamo sul posto insieme a loro e così calendarizziamo anche i tempi, perché effettivamente è un disagio. Per la zona, poi cresce l'erba, abbiamo visto anche d'estate, però va riconosciuto che abbiamo accelerato e voglio ricordare, quello è un groppone che mi sono trovato quando mi sono insediato, che mi ha pesato fortemente sul patto di stabilità e mi ha impedito di fare altri interventi, però ecco, vogliamo accelerare, arrivare all'ultimazione in modo tale che poi possa essere usufruito, che ci consente anche di fare interventi di messa in sicurezza di altre strade, mettere dei sensi unici, fare delle piste ciclabili, per esempio via Fanella, quando è finito questo lavoro vorremmo asfaltarla, fare una pista, uno spazio per le piste ciclabili. Quindi ecco, c'è una serie di interventi che abbiamo già in mente, già descritto, per cui stiamo lavorando per accelerare. Noi la seguiremo molto volentieri. Sì. Piazzale Marcolini, la piazza davanti alla scuola d'arte, non meriterebbe un bel progetto di riqualificazione? Lo meriterebbe, come lo meriterebbero altri spazi della nostra città. Anche questo sta in una pianificazione, però adesso abbiamo altre priorità, altri interventi che vengono prima di Piazza Marcolini. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Marilena, e una residente della zona del Foro Boario. Sì. Dunque, il Foro Boario è un parcheggio centrale, abbastanza importante, gremito di veicoli perché è vicino all'ospedale. Dunque, necessita di una asfaltatura, numerose buche in tutte le parti e una segnalettica orizzontale. Di notte è buio e quindi un'illuminazione centrale con un faro sarebbe opinabile. E i mezzi lo percorrono in tutte le direzioni. E il percorso, si suggerirebbe un percorso a senso unico entrando dalla cancellata centrale, che anche lei è tutta arrugginita, avrebbe bisogno di una verniciatura, e si suggerisce un percorso lungo un anello e che poi si riesce sempre dal cancello. Ecco questo. Grazie, io signora. Sono 50 anni che abito lì, l'ho visto, un'asfaltatura, l'ultima è stata 20 anni fa.
Sì, beh, lì parliamo di un parcheggio molto ampio dove l'intervento è significativo. Effettivamente tutta la descrizione che fa la signora è giusta e chiaramente per definire i sensi unici, i percorsi all'interno del parcheggio va riasfaltata e fatta una segnaletica orizzontale. Però dobbiamo essere onesti, è un intervento importante anche economicamente parlando, sì, e non possiamo pensare di essere in grado di poterla fare nel 2016. Su questo voglio dire anche aggiungere un'altra cosa, quello è un parcheggio anche con la presenza di tanti ragazzi che fanno cosiddetti parcheggiatori, esatto, creando anche disagio alle persone. Io ho già parlato con il comandante e ho chiesto di transitare periodicamente, anche nell'arco della stessa giornata, una pattuglia, perché lì vorrei onestamente regolarizzare un po' la cosa, perché ho assistito e mi hanno raccontato anche di alcuni episodi non piacevoli, e lì va riportata una normalità e una maggior sicurezza per le persone che parcheggiano, che non possono essere indispettite e infastidite. Lì effettivamente c'è un eccesso di presenza che crea troppi disagi. Dunque, la strada che porta da Feniglia a Ronco San Baccio è impercorribile. Poi il semaforo a chiamata della Liscia non funziona dal mese di luglio e quindi anche lì da ricontrollare. E tra l'altro è spesso malfunzionante, cioè nel senso che vanno ad accomodarlo i tecnici e poi risuccede la stessa cosa. Sì, purtroppo quando le strutture sono vecchie, poi è come le macchine, si guastano ogni tanto, lì c'è un intervento importante da fare e richiede un po' di risorse, però so che sono messo in programma anche l'intervento, un po' come era avvenuto lo scorso anno con il semaforo a chiamata di fronte allo Sferisterio, certo, lì di via Cavour. Prendiamo l'ultima telefonata, sì, sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sì, buonasera Sindaco. Prego. Vorrei farle due domande, diciamo. Sì. Una che riguarda l'ospedale. Sì. Io dico, come terza città delle Marche, insomma, rimanere senza ospedale, di parlare di fare questo ospedale unico, che a me mi sembra una cosa assurda, perché io guardo Cattolica, Riccione, Rimini e Sant'Arcangelo, hanno tutti un ospedale che funziona 5 km uno lontano dall'altro. Questo qui mi sembra una cosa assurda, che noi dobbiamo rimanere, diciamo, un ospedale che non funziona da noi. Che da quello che so viene chiuso, in poche parole, tanto funziona solo, diciamo, per gli anziani, una roba così, quello che ho sentito dire. Posti letto, diciamo, per l'ortopedia, perché questi qui ce ne sono pochi. Mi dispiace, come terza città delle Marche, rimanere senza ospedale mi sembra proprio una cosa assurda. Guardare Iesi, che ha 10 chilometri da Ancona, da Torrette, ha speso 70 milioni di euro per rifare tutto l'ospedale. Questo mi sembra una cosa assurda, che noi qui a Fano dobbiamo rimanere senza. L'altra domanda che le volevo fare è che mi sta un po' a cuore anche la discarica, perché quello che sento dire è che questa discarica si sta lavorando sotto sotto per far entrare, diciamo, per prendere, non so, l'era, tutti i servizi, tutto il gruppo di là. Una volta che ci hanno dato le mani loro, noi siamo rimasti senza a posto, perché per la discarica, da quello che so io, ma nel giro di un anno la loro discarica, la sua, è finita. La nostra invece ancora abbiamo, diciamo, una bella autonomia di 10 anni, anche abbondanti. Perciò io, sono queste due cose, penso che ci sia da ragionarci sopra, penso dentro di me, ma adesso voglio sentire una sua risposta, soprattutto quello dell'ospedale che mi sta a cuore. Sì. Abbiamo capito qual è il problema. Sì. Allora, iniziamo dal tema della sanità. Intanto sì, noi non vogliamo perdere l'ospedale, quindi io per primo come sindaco non voglio perdere l'ospedale. C'è un tema di un nuovo ospedale che raccolga le due realtà. Lì c'è un dibattito aperto, ma per quello che mi riguarda io sto già lavorando con i nostri uffici per delle proposte che adesso non sto ad anticipare, ma la nostra posizione è diversa dalla posizione di altri, perché noi riteniamo, cioè noi, io ritengo che il diritto alla salute sia un diritto che va garantito a tutti e deve essere un servizio sanitario di qualità. Purtroppo, con il processo di integrazione che è stato avviato qualche anno fa, e non si può attribuire adesso a questo sindaco queste responsabilità, hanno creato disservizi sia nell'ospedale di Fano sia nell'ospedale di Pesaro. C'è stato un processo di integrazione che ha visto azioni in una direzione e non sono state ricambiate altre operazioni, interventi che devono essere fatti su Fano. Ed è una questione che io ho già posto al Presidente della Regione. Fano
che rappresenta non soltanto i cittadini fanesi, ma rappresenta la vallata del Metauro, la vallata del Cesano, perché quando parliamo di determinati servizi riguardano tutti i residenti anche, diciamo, del nostro entroterra. Proprio lunedì ho incontrato i sindaci di queste due vallate, abbiamo parlato anche di questo, abbiamo ragionato su una strategia che tende a tutelare gli interessi dei nostri concittadini e delle nostre vallate. Faremo anche delle proposte che presenteremo anche al Presidente della Regione. Quindi, però, a partire da subito, la prima cosa che abbiamo chiesto, devo dire che la Regione, su questo devo ringraziare il nuovo Presidente Luca Ceriscioli, che sta lavorando bene, che è già intervenuto sul tema delle liste d'attesa, perché quello è un altro tema che crea troppi disagi e disuguaglianze, e questo non va bene. Allora, anche su questo hanno preso dei provvedimenti, adesso valuteremo e verificheremo se funzioneranno questi provvedimenti. Mi sono assunto anche l'impegno in Consiglio Comunale di dare tutte le informazioni attraverso gli strumenti che noi abbiamo, quindi dal sito del Comune, quando riusciremo col Fano Stampa dedicando una pagina a questo, tutte quelle informazioni a quei cittadini che devono avere delle prestazioni, che non le hanno, che si possono rivolgere anche a strutture private. Per cui voglio tranquillizzare il concittadino che ha telefonato, che da parte nostra, io su questo, ecco, un'altra cosa che tengo a precisare, voglio coinvolgere tutte le forze politiche, perché sul tema della sanità non servono strumentalizzazioni, dobbiamo essere tutti uniti se vogliamo bene difendere il nostro sistema sanitario. Per quello che riguarda la discarica, allora anche su questo facciamo chiarezza. Io purtroppo ho assistito in questi mesi a troppe chiacchiere e a troppi interventi che non corrispondono alla verità. Io capisco che quando uno fa opposizione deve sempre cercare di denigrare, di mettere in cattiva luce chi amministra. Però cerchiamo di farlo dicendo le cose per quel che sono. Non esiste questa questione. Sono chiacchiere. Stiamo lavorando sulla fusione, abbiamo individuato l'advisor che sta procedendo, quindi uniremo Aset Holding ad Aset Spa. La discarica è gestita molto bene, che ha un'autonomia molto importante, non è di 10 anni. L'autonomia è aumentata perché è aumentata anche la raccolta differenziata, quindi si portano meno rifiuti in discarica. È un nostro patrimonio, quindi sono tutte chiacchiere quelle che dicono che subentrerà ERA. No, sono stupidaggini, sono sciocchezze messe in circolo da consiglieri, da forze politiche che vogliono denigrare il nostro operato. Io tranquillizzo, ripeto, stiamo facendo questa operazione di fusione convinta, per cui ecco, lo dico a coloro che lavorano presso ASET, lo dico a tutti i cittadini, questo problema non esiste, noi non vogliamo cedere, stiamo facendo una battaglia anche adesso per quello che riguarda la gestione dell'ambito dell'ATA, acqua e rifiuti, dove vogliamo difendere il diritto alle concessioni in house, quindi a società completamente pubbliche come la nostra, per cui ecco, su questo sono notizie veramente infondate, buttate là per fare delle sterili polemiche, ma non esistono queste cose. Io non le ho mai dette, quindi penso di essere una persona seria, per cui se dovesse succedere una cosa del genere l'avrei dovuto annunciare, ci dovrebbero essere anche degli atti in Consiglio Comunale che non esistono, anzi tutti gli atti di indirizzo in Consiglio Comunale vanno nella direzione che ho appena annunciato. Purtroppo è quasi terminato il tempo a nostra disposizione. Un'ultima domanda: progetti per eliminare la bruttura della fornace in via Pisacane? Sì, anche quella è un'altra struttura privata, però dalle notizie che ho, sono state incontrate anche nei nostri uffici, si dovrebbe smuovere qualcosa e dovrebbe essere demolita. Perfetto. Vorrei chiudere questo programma con una frase che ci ha mandato un nostro telespettatore, che scrive: se tutti i cittadini, al posto di chiedere sempre, debbano avere più senso civico, più rispetto nei confronti della città stessa, così contribuiremo tutti a migliorare Fano e non fare sempre richieste, alcune abbastanza fuori luogo. Beh, sicuramente l'aiuto, il buon senso di tutti i cittadini potrebbero contribuire. È vero, è giusto fare le richieste, è giusto che chi amministra, che è delegato dai cittadini, che poi è un cittadino che per un determinato periodo assolve questo compito e quindi deve dare delle risposte. Però è anche vero che dovremmo molte volte volere più bene alla nostra città, perché la nostra città è come la nostra casa, come il nostro giardino. Allora, se facciamo delle piccole cose ci aiutiamo. In questo senso, un'altra bella cosa che abbiamo fatto è stata l'approvazione di un regolamento innovativo che in alcune realtà è già presente,
che guarda proprio in questa direzione, il regolamento della gestione dei beni comuni attraverso il coinvolgimento di cittadini e associazioni. Questo è un bel risultato che ha visto il voto favorevole all'unanimità di tutti i gruppi consigliari, anche questo è stato un atto di maturità e di responsabilità, e penso quello possa essere uno strumento usato anche in questa direzione. Sindaco, siccome io avrei ancora decine di richieste da leggerle, se lei è disponibile chiediamo di poter tornare in questi nostri studi, non fra un mese ma fra due settimane, e magari mercoledì 21, poi ci confrontiamo anche in base ai suoi impegni. Lo faccio con grande piacere, perché poi è un servizio anche questo che diamo. Avete visto, io mi sono preso l'impegno anche con coraggio, perché alcune volte uno, se ha delle non risposte, potrebbe far finta di nulla, ma io invece ci tengo a avere sempre questo rapporto franco, e quindi mi prendo l'impegno anche per la prossima volta di riferire sulle tante domande che anche oggi sono arrivate dai nostri cittadini. Perfetto, e io non posso far altro che ringraziarla per essere stata ancora una volta con noi. Grazie a voi e grazie a tutti di nuovo. Grazie sindaco, grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito, arrivederci.